Per la prima volta a Fano ed in prima assoluta andrà in scena mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre al Teatro Cinema Politeama un musical tratto dalla storia de Il Piccolo Principe, l'eterno capolavoro che insegna il valore dell'amicizia e del rispetto, i principi di inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che è nascosto in ognuno di noi. Sabato scorso si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento patrocinato dalla Regione Marche, a cui partecipano tanti giovani residenti nel territorio locale. Diverse infatti le realtà coinvolte, a partire dal coro polifonico Incanto, a quello giovanile malatestiano, all'associazione AGFI, il liceo Nolfi Apolloni per le scenografie e la scuola di ballo New Latin Academy, tutte dirette dal regista Tommaso Ruscitti. Presenti all'appuntamento, oltre all'assessore alla cultura del comune Lucia Tarsi, anche l'autore del musical, Damiano Fabbri, ed il pianista Riccardo Maria Ricci. Damiano, come è nata l'idea di rappresentare Il Piccolo Principe? Il Piccolo Principe è una storia senza tempo, che parla di molte cose complesse e sappiamo che affronta il delicato è nel rapporto tra il mondo dei grandi e quello dei piccoli e com'è complicato diventare grandi. Affronta le questioni sull'amore, sull'amicizia, e tutte questioni molto vicine al mondo degli adulti, ma raccontate con un linguaggio per bambini, e questa è la sua grande forza. All'epoca, nel 2020, quando ebbi questa idea, era per la tesi di laurea, mi affascinò talmente tanto che decisi di farne uno spettacolo vero e proprio. È la prima volta che mi capita lavorare per un musical, di solito sono abituato a lavorare per opere liriche, però è stata una bellissima esperienza e spero che ricapiti, perché è molto interessante, soprattutto lavorare anche con Damiano Fabbri, che è il compositore e il librettista, che lui è un gran conoscitore di musical, di colonne sonore, e quindi lavorare con questa musica, con queste sonorità, mi è piaciuto tanto. È un musical che affronta tutti i personaggi del Piccolo Principe. Damiano ha composto dei leitmotiv, quindi dei temi, per ogni personaggio. Quindi a ogni personaggio, alla volpe, al Piccolo Principe, al lampionaio, a tutti i personaggi del libro, sono affidati dei temi specifici. Non solo la vicenda è narrata dai personaggi, ma la vicenda è narrata anche dalla musica. Organizzatore dell'evento, realizzato in concomitanza con l'80° anniversario della morte dell'autore del Piccolo Principe, l'associazione Ex Concordia Felicitas, da sempre attenta a valorizzare il territorio, inclusi i suoi artisti. Noi siamo nati nel 2019 con questo intento, quello di fondere cultura con territorio. Abbiamo visto che nel nostro territorio ci sono tanti modi per fare cultura, la musica è uno di questi, e quando ci è stata data l'opportunità di collaborare con Damiano Fabbri e tutta la squadra che lui è riuscito a raccogliere, per noi è stato il massimo, perché vuol dire dare modo a giovani del territorio di esprimere cultura a livello molto alto. Il progetto è molto ambizioso. La direzione artistica è rimasta a loro, che sono bravissimi. Noi ci siamo presi la direzione organizzativa di questo evento con l'esperienza che abbiamo maturato in questi 5 anni. Vogliamo ricordare dove e quando è possibile acquistare i biglietti? Sì, allora la prevendita sarà al Politeama, che è il luogo dove poi il 23 e il 24 ottobre ci saranno i due spettacoli. Si possono acquistare dal 18 al 22 di ottobre, dalle 17 alle 19, quindi nel pomeriggio, dopo aver finito di lavorare, oppure sabato e domenica 19 e 20 di ottobre, anche alla mattina, dalle 10 alle 12.